Amici di Giallo Zafferano, oggi prepariamo insieme una ricetta che scalda il cuore. Una delle salse più conosciute e imitate al mondo. Il suo profumo si sentirà per tutta casa e ci sarà la gara all'ultima scarpetta per assaporare il delizioso ragù alla bolognese. Pronti? Via! Partiamo da una piccola premessa. Ogni italiano amante della cucina è certo di possedere la ricetta di un ragù perfetto. Noi di Giallo Zafferano abbiamo cercato di unire tutte le informazioni importanti circa questa famosa salsa. La ricetta depositata, la nostra esperienza e ovviamente i vostri preziosissimi consigli. Possiamo cominciare. Pancettona di maiale. Fa una bella base ritmica per il nostro ragù. La taglio prima a strisce così e poi a tocchettini. Non importa che siano perfette, tanto poi vedrete che attrezzo vi tiro fuori. Guardate un po' cosa uso. Una mezzaluna. Non la usavo dall'estate del 98. E facciamo così. Così piano piano la nostra pancetta verrà sminuzzata per bene. Guarda che potenza la nostra mezzaluna. La chiamo sempre mandolina, non lo so perché, forse perché non la uso mai. La nostra pancetta è pronta per rosolare, quindi la casseruola è già calda, giro d'olio, poco, posso versare la nostra pancetta di maiale. La sgraniamo per bene. Lei sarà la base per una lunga cottura, perché l'unica certezza che abbiamo è che questo ragù deve cuocere un bel po'. Mentre lei rosola per bene, taglio le verdure, sedano, carote e cipolla, la santa trinità, cipollona. Le togliamo la buccia, speriamo di non piangere. Verdure, mi raccomando, fini. Tanto poi dopo 2 ore scompariranno in cottura. Magari troverete qualche carotina. Le carotine sono dure a scomparire. Oh, sempre un occhio alla pancetta, eh? Intanto una mescolatina. Carota. Anche questa la facciamo prima, strisciolone. E anche questa piccola. Diamogli una ripassata anche alle carotine. Stando sempre attenti alla falangina, che poi non si può più suonare per almeno una settimana. E sedano. Questi non mi servono, li metto nel brodo. Mi basta questo. La cipolla inizia a fare il suo effetto. Va che bel lavoretto di precisione. La mia maestra delle elementari sarebbe fiera di me. Dentro insieme alla pancetta che ha rosolato perfettamente. Va che colorino. Ora anche le verdurine insieme alla pancetta le facciamo rosolare per bene. Le facciamo quasi stufare. Ci vorranno 5-6 minuti. Dopo la pancetta di maiale, dopo le verdure, guardate già che spettacolo. Cioè, che profumine! Tocca la carne di manzo. Noi abbiamo tritato una parte ovviamente non magra. E potete chiedere al vostro macellaio di fiducia, che solitamente si chiama o Luigi o Gianni, della cartella di manzo o della polpa, e ve la fate tritare. La facciamo rosolare per bene. Teniamo sempre la temperatura alta perché deve tostare. La carne di manzo deve essere bella, non sbruciacchiata, ma quasi. Adesso vi faccio vedere perché. Questo è il colorino che deve avere la nostra carne. Che il ragù deve anche cantare, senti? Chissà che canzone canta? Canterà una canzone di Lucio Dalla, boh, non lo so. Possiamo versare il vino. Vino rosso? Vino bianco. Mia nonna Nive, ciao nonna, usa il vino bianco e a lei viene benissimo. Quindi vedete voi, provate il vino che volete e ci fate sapere. Il nostro vino, oltre a dare profumo, ci aiuterà a deglassare il fondo. È lì che ci sono tutti i sapori del nostro ragù. Ragazzi di Bologna, fatemi sapere se sono stato bravo. Solo se sono stato bravo, perché se non va bene non me lo scrivete. L'odore di alcol è andato via. È il momento della passata di pomodoro. Noi ci affidiamo a questa fatta in casa bella, setosa. C'è chi usa i pelati, chi aggiunge il concentrato di pomodoro. Fate voi, ma poi fateci sapere,
Ora il nostro ragù deve partire per un lungo viaggio di almeno 2 ore. Quindi gli serviranno i liquidi necessari per cuocersi. Noi utilizziamo un normalissimo brodo di verdure, fatto con sedano, carote e cipolla. Acqua bollente, brodo di carne, l'importante è che non siano salati, attenzione. Io ne metto al bisogno. Ora il nostro ragù deve cuocere per almeno 2 ore. Chi lo fa cuocere 4, chi 6, chi lo cucina oggi e lo mangia tra 2 giorni, ognuno ha il suo trucchetto. Io adesso metto il coperchio, non copro totalmente, così. E ogni 20 minuti vado a vedere come sta. Gli do una mescolatina, aggiungo brodo se serve, così viene un ragù fatto col cuore. Sono passate 2 ore. Ragazzi, cioè, giallo zafferano sa di ragù. La mia maglietta preferita sa di ragù e sono fiero di questo. Guardate come ha tirato. Questa è bellezza. È bellezza. Assaggiamo. Senza sbruciarsi, eh. Si soffia così. È già buonissimo così. Una giustatina di sale e uno di pepe. Poco, eh? Giusto? No, così. Mi raccomando, sale e pepe sempre alla fine, perché magari utilizzi una pancetta più saporita e magari il brodo di verdure ti sei dimenticato che l'hai salato, quindi alla fine. Ora, in questo momento e solo adesso, mia nonna Nive, ciao nonna, come tante nonne, mette un bicchiere di latte, perché lei dice, è per smorzare il pomodoro. Lei non è bolognese, è di Bassano del Grappa. Noi di Giallo Zafferano abbiamo deciso di non metterlo e vi assicuro che è buonissimo anche così. Abbiamo il nostro ragù prontissimo. Ed ecco pronto il ragù alla bolognese. Questa è la versione di Giallo Zafferano. Dovete sapere che chi passa tutto questo tempo davanti ai fornelli è autorizzato per primo a fare la scarpetta. Così. Ah. Ragazzi, spettacolo puro. Mi raccomando, per qualsiasi domanda, consiglio, suggerimento, scriveteci pure. Rispondo io 24 ore su 24. A meno che non stia pranzando con questo bel ragù. Anzi, vi dirò un'altra cosa. Che io vado avanti a scarpettare perché non so se è buono. Ah. Sì, è buono. Ciao amici, buon ragù.